Vi presentiamo il futuro. Con questo ambizioso titolo, Fondazione Promozione Acciaio ha organizzato la visita guidata alla Torre Diamante, il più alto edificio costruito in Italia con struttura portante in acciaio. Il cantiere della torre sorge a Milano, nella zona dell'ex stazione Varesine, ed è uno dei principali interventi edilizi del capoluogo lombardo. Enrico Manganelli di ARUP, che ha sviluppato il progetto strutturale, ci spiega le caratteristiche della Torre Diamante. Questo edificio è uno degli edifici, anzi l'edificio più alto d'Italia, interamente realizzato in acciaio al momento. Ha un'altezza complessiva di circa 140 metri dal piano terra fino in sommità. E le caratteristiche principali di questo edificio sono la complessità geometrica, quindi che ha portato all'utilizzo dell'acciaio in maniera, diciamo, naturale, e poi soprattutto l'interazione che questa struttura ha con l'architettura. Cioè, noi siamo partiti dall'involucro, non tanto dallo spazio interno, ma dall'involucro per generare quelle che sono le linee guida strutturali, ovvero i rapporti tra l'involucro e le colonne in acciaio che dovevano seguire la facciata. Per la Torre 3 il tonnellaggio utilizzato sono 2600 tonnellate di acciaio. Il fornitore di acciaio per la torre è ArcelorMittal. Mauro Sommavilla ci illustra le caratteristiche degli acciai impiegati per il progetto. Un acciaio innovativo, è una delle, diciamo, la prima volta che si è utilizzato in Italia, un acciaio di qualità 460M, dunque ad alto limite di snervamento. E grazie alla capacità, anche l'innovazione sulla capacità di produzione del materiale, anche dei siti di produzione in Lussemburgo e Spagna, che permettono con delle nuove tecnologie di avere questo materiale innovativo. C'è la possibilità di imprimere dunque forti potenze nella deformazione a basse temperature, avere degli acciai a grano fine che permettono appunto di avere delle caratteristiche di resistenza, ma non solo, migliorate, e questo chiaramente l'applicazione degli edifici alti è quella forse più adatta, non è l'unica, però sicuramente questi nuovi materiali si addicono bene a questi edifici, ecco, a queste strutture. Ingegner Grasselli, della direzione dei lavori, ci fornisce invece i numeri dell'intervento delle Varesine. In questo complesso, che si sviluppa su 33.000 metri quadrati circa, sono realizzati 12 edifici. Un altro edificio dovrà essere realizzato ed è il centro culturale. Di questi 12 edifici, i due più alti sono la Torre Diamante da 130 metri da piano terra, oltre all'edificio Solaria di 140 metri fuori terra ad uso residenziale. Gli altri edifici sono sia ad uso uffici che residenziale. La Torre Diamante è stata anche un'occasione per fare il punto sull'evoluzione dell'impiego degli acciai strutturali nel nostro paese. La parola a Mauro Scarpaccio di Fondazione Promozione Acciaio. Fondazione Promozione Acciaio opera dal 2005 con lo scopo di aumentare l'utilizzo dell'acciaio nelle costruzioni. E c'è un grandissimo potenziale che possiamo cogliere, perché in Italia l'utilizzo dell'acciaio è nelle costruzioni è utilizzato per circa il 15-18%, quindi il potenziale da cogliere è molto importante, e lo scopo della missione è proprio quella di coinvolgere, stringere, far leva su tutta la filiera, quindi dai produttori ai costruttori metallici, ai trasformatori, ai distributori, agli studi di ingegneria e di architettura, quindi i progettisti, affinché questo materiale venga sempre più usato. Evidentemente dobbiamo fare cultura, quindi dobbiamo insegnare a questi utilizzatori le particolarità, le potenzialità di questo acciaio, e evidentemente riteniamo che questo possa dare un certo volano. La torre che oggi visitiamo ha portato qui più di 300 professionisti, e questo è un evidente segno di quanto l'acciaio appetibile e verrà utilizzato in futuro nelle costruzioni. Sulla stessa lunghezza d'onda anche l'opinione di Luca Benetti,
di Stahlbau Pichler, l'azienda che ha realizzato le strutture metalliche. Noi siamo assolutamente ottimisti, 40 anni che facciamo edifici in acciaio e devo dire che negli ultimi anni la cultura dell'utilizzo dell'acciaio come elemento strutturale per costruire edifici di varie dimensioni, quindi non solo edifici importanti come questo, sta crescendo moltissimo e si sposa con quello che è un concetto di costruire in maniera più efficiente, costruire a secco e da un punto di vista energetico e della sostenibilità sicuramente in maniera più moderna. Quindi diciamo che nonostante la crisi che colpisce anche il settore costruzioni rimanete ottimisti? Assolutamente sì, decisamente sì, ma io direi non solo nonostante la crisi ma forse anche grazie alla crisi, perché forse questa crisi che chiaramente in generale nel mondo delle costruzioni ha portato un calo delle costruzioni, però forse ha portato anche più attenzione su un modo di costruire più efficiente e che quindi costi meno per tutti, costi meno a livello globale, costi meno per la committenza, per chi lo utilizza, per l'ambiente, per l'impatto che può avere su una città, per esempio come Milano, costruire in acciaio. Quindi no, decisamente noi siamo ottimisti, assolutamente sì. Juan Manà, responsabile di ArcelorMittal Sud Europa, ci fornisce un punto di vista più ampio sulle prospettive degli acciai strutturali, uscendo dall'Italia e comprendendo l'Europa del Sud e il bacino del Mediterraneo. Bueno, la mia opinione, l'acciaio ha una possibilità, ha una realtà grande di prestazione, e non parlo veramente dell'italiano, e di prestazione. E attualmente credo che questo oggi è un esempio di questa utilizzazione. Abbiamo l'acciaio di grandissima innovazione tecnica, e soprattutto con grande resistenza, con limite elastico migliorato, anche questo, gamma estensissima per combinazione di progetti, e senza dubbio un aspetto importante che è la riciclabilità, penso che così è la sostenibilità dell'acciaio, sempre riciclabile, e l'impatto economico che suppone con la diminuzione di costo, diminuzione di energia, tutto questo. Penso che questo faccia che una soluzione tanto di performance come economicamente attuale e di futuro potentissima per rapporto a qualche altro materiale. E secondo lei quali saranno i prodotti che avranno le migliori performance in futuro nell'ambito delle costruzioni? Penso che l'evoluzione sarà un aumento o una consolidazione di gamma in tanto di sezione, di dimensione, lunghezze, e un aumento del rapporto di qualità, grandemente della qualità, soprattutto è possibile con la resistenza, limite elastico altissimo, e questa combinazione di gran possibilità di disegno, di flessibilità nel disegno con questa qualità e la gamma amplissima, l'effetto commodity added value product. Penso che l'acciaio è imbattibile, e questo lo vedo non solo in Italia, non lo vedo solo in Spagna, lo vediamo tutto in tutto il mondo, a Middle East, lo vediamo sull'America del Sud, lo vediamo in Asia, e tanti progetti che abbiamo dell'ArcelorMittal. Per me è un materiale chiaramente di futuro economico, prestazionale, disegno, flessibilità.